Bene, questa nuova puntata dedicata alla festa della Varia a Palmi non poteva non partire da questa stupenda location che è Capo Sperone, insieme al direttore Giuseppe Di Francia. Grazie, intanto benvenuta e benvenuti qui a Capo Sperone, perché ormai voi siete parte integrante della grande famiglia di Capo Sperone. Il fatto di essere partiti anche oggi da qui per una giornata particolare, il 25 di agosto, giornata della Varia, evento comunicato a livello nazionale, a livello internazionale. Ci aspettiamo a Palmi tantissima gente veramente vogliosa di vedere questa grande festa, una festa che negli anni ci ha rappresentato, negli anni si è evoluta, è diventata patrimonio dell'UNESCO, quindi un grande pregio e sicuramente un grande onore per noi che siamo qui a Palmi e che cerchiamo di far vedere la parte bella della nostra città. Che oltretutto è diventata la festa della Calabria. Sì, è una festa che in questi ultimi anni è stata veramente rappresentativa e quindi ha portato la Calabria nel mondo, facendo vedere quello che cerchiamo tutti noi, noi come Capo Sperone, voi con le vostre televisioni, a portare la Calabria che lavora, quindi la Calabria positiva, la Calabria propositiva e la Calabria che noi vorremmo far vedere a tutti quanti e far conoscere. Quindi la giornata di oggi sicuramente sarà una giornata ricca di emozioni, rappresentativa e che ci aiuterà a portare l'anno prossimo sicuramente tanti altri turisti che amano il territorio calabrese. Dalla stupenda location di Capo Sperone Resort ci siamo spostati a Palmi, precisamente ci troviamo in piazza Primo Maggio, dove tra poco assisteremo alla festa della Varia, la festa della Calabria, questa famosa struttura conica fatta di cartapesta, oro e argento, che rappresenta l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Ma prima di lasciarvi le immagini di questo famoso rito della scasata, andiamo a capire un po' le immagini delle persone che sono qui presenti. Dove arriva? Dalla provincia di Brescia. Proprio da lontano, come mai ha sentito di questa festa famosa? Perché il mio compagno è un calabrese e questa festa la sento come lui. Un calabrese d'occhi, di dove siete? Sono di Palmi. Bene, quindi è tornato nella sua città d'origine. Che emozioni sta provando? Beh, le emozioni sono un po' quelle di sempre. E man mano che passano gli anni, le emozioni probabilmente aumentano. È da molto che non la seguiva questa festa? No, l'ultima volta non mi ricordo. L'hanno fatta 3 anni fa, ecco, no, è la prima volta che l'ho vista io. Sì, sì. Ma lui, e d'altro canto, vede scritto Calabria e si apre il cuore. Le origini tirano. Lei non è calabrese? Sì, come no, e ne sono fiera, no, di Reggio Calabria. Ah, sento che non è di Palmi. Di
però è anche un'emozione per me perché è la prima volta che vengo ad assistere. Ah. Ecco. Ma noi di Palmi siamo un po' orgogliosi, prima gelosi anche per la verità della festa. Il fatto che venga gente da fuori è sicuramente un piacere ed è un motivo di orgoglio adesso che è diventato patrimonio immateriale dell'umanità. No, l'unica cosa che non mi piace è che debba essere ripetuta ogni 2 anni. È come un'inflazione, dovrebbero ribellarsi i palmesi alla costrizione di farla ogni 2 anni. È come mangiare tutti i giorni ostriche e dopo si stufa. Invece se si mangiano ostriche una volta al mese c'è il gusto di mangiarle. Quindi ogni quanto secondo lei Secondo me ogni 5 anni andrebbe bene. Ogni due anni perde di valore sicuramente. Sarà un'inflazione. Perché anche aspettare, trovare tutti i personaggi che aiutano, che tirano, io non so dire come si chiama. Sono 200 buttaturi, giusto? Mi corregge. Sì, buttaturi, sì. Non è facile. Ma io quando ero ragazzo ho fatto anch'io, non ho buttato, però ho tirato la corda da universitario. Ho letto, un buttatore significa che si spinge, giusto? No, spinge. No. Che è sotto la trave. Imbuttare significa spingere in un certo senso la ma in effetti non si spinge da sotto, si alza sulla spalla e si spinge anche. Però il nome da qua imbuttaturi mi hanno spiegato. Può darsi che sia così. Tu l'abbia perso. Va bene. Buona visione. Grazie a voi. Arrivederci, grazie. Beh, come potete notare ci si apposta anche per terra per seguire questa famosa varia. Da dove arriva, signora? Dal Friuli, da Udine. Come mai ha sentito parlare di questa festa, della festa della varia? Ma perché noi siamo di origine palmese, quindi conosco bene la festa. Quindi quando può ritorna? Sì, l'ho vista parecchie volte. Che emozione sta provando? È abbastanza importante, grande emozione. Beh, vedo che si è messa tranquilla a terra per aspettare. Sapevo che dovevo venire presto per poter essere in prima fila e mi sono portata un pezzo di cartone per non sedermi a terra. Bene, buona visione. Grazie, buon lavoro a voi. Beh, è una grande emozione vedere tutta questa affluenza di pubblico. Sì, assolutamente sì, è un'emozione sempre bellissima. E invece rivedere la varia? No, io l'ultima volta non c'ero purtroppo, quindi per me ancora di più perché sono passati più anni. Ma lei vive a Palmi? A Capo d'Orlando. Bene, provincia bene. Di Messina. Bene, quindi comunque è venuta per vedere la festa? Sì, anche, sì. Oltretutto so che c'è questo gemellaggio da quando c'è stata la peste tra Messina e Palmi. Sì, è molto sentito, anche dai messinesi. Abbiamo tanti amici a Messina e ne parliamo spesso. Loro festeggiano il 15 agosto, sì, la varia peloritana. Sì, la festeggiano ogni anno. Noi che non la vediamo sempre, forse è ancora più emozionante. Quindi dovrebbe esserci ogni anno la varia no, Palmi? No, secondo me no. Ogni quanto? Non lo so, 4 anni forse è il tempo per metabolizzare e poi viverla ancora con più attenzione. Bene, buona visione. Grazie. Da dove arriva? Da Palmi. Siete del posto, quindi presente per vedere la varia? Certo. Che emozione sta provando? Vabbè, quelle solite di sempre, meravigliose. Grazie. Prego. Da Treviso. Come mai avete sentito parlare della festa della varia? Ma è tanto molto famosa la festa della varia. Festa della Calabria. Sì, della Calabria. Siccome siamo immigrati, siamo tornati ad agosto e allora andiamo a Palmi per vedere la varia. Quindi le origini sono palmesi? No, beh sì, meridionali, calabresi, non di Palmi comunque. Che emozione sta provando adesso? Ma è la prima volta che la vedo onestamente, perché tutte le volte so che la facevano di... l'ultima domenica del mese, credo, vero? Sì, ecco, sì, comunque. Tutte le volte noi eravamo già via, quindi quest'anno ho detto aspettiamo, andiamo via lunedì. Bene, e ha beccato proprio la 30ª edizione, il top. Ah sì, non lo sapevo. Va bene. Buona visione. Grazie. Beh, vedo 4 amici, sono 4 amici, non sono al bar, però sono 4 amici. Da dove arrivate? Sarzana, Liguria. Come mai qua alla festa della varia? Compagni di università. Il compagno chiede di università del posto. Il ragazzo con la sacchetta verde, lui è il cugino, pure il compagno mio, un collega. A Pisa. Tutti aerospaziali siamo.
Quindi vi hanno parlato di questa varia e siete stati curiosi e siete venuti a vederla? Sì, curiosissimi. Ci siamo fatti anche il caldo per vedere la varia, ora fiduciosi attendiamo la sgasata. Bene, allora buona continuazione. Grazie, grazie, grazie. Io da Francia. Da dove? Francia. Francia. Proprio qua, ti sei trovato proprio alla varia di Palmi. Mamma venne di qua, allora venimo ogni tanto. E approfittiamo di questa occasione. E dov'è la moglie? La moglie dov'è? No, ma mamma. Ah, la mamma, dov'è la mamma? C'è la mamma. Beh, ma tutti francesi, tutti di origini francesi. Dove siete? Di Palmi. Signora Palmi, da quant'è che non la vede la varia? Due anni fa? Due anni fa. Che emozione sta provando? È bellissima, anche per la ragazzina. Invece ricordi da ragazzina della varia, che ricordi ha? Ma io solo quella di 3 anni fa mi ricordo, poi non è che io ero più piccolina. Siamo un misto. Ma adesso vivi a Palmi o no? No, io abito a Genova. Quindi lei è emigrato, ok. Beh, è una grande emozione. Certo, veniamo per i genitori. E fate l'uno e l'altro. Certo. E la signorina da dove arriva? Io? Della Francia puro. Sono io la sua sorella. Bene. E che emozione stai provando a vedere questa festa di tradizione? È la prima volta che lo vedo. Ma in Francia c'è qualcosa di simile? No, esiste tutti questi Santo Rocco, la Varno esiste. E non ci sono festività religiose? Sì, ma no come... Con le tradizioni meridionali come le abbiamo noi? No, non c'è. E tu cosa preferisci? Tutte e due, la Francia e l'Italia. Poteva dire diversa. Buon divertimento! Grazie. Da dove arrivate, signora? Io sono di Londra. Ah, guarda, da tutti i posti stiamo incontrando. Sì, e come mai? Sì. Ha sentito parlare della varia? Sì, ma anche noi abitiamo qua. Questo è il quarto volta che abbiamo visto la varia. È un momento molto speciale per tutte le città. Ma abitate durante il periodo delle ferie? Sì, ma anche tutto l'anno sono sposato. Ormai qua, londinese, però sì, sposata sì. Con un palmese? Sì. Ti ha trasferito un po' le origini, ti piacciono queste tradizioni? Assolutamente, noi in Inghilterra non abbiamo qualcosa simile, quindi è bello per vedere tutta la città che viene insieme e passare questo momento bellissimo. La città in festa dove c'è pubblico, turismo. E in Inghilterra che cosa si festeggia? Noi non abbiamo qualcosa di questo tipo, solo il carnevale che facciamo noi, tranne di questo niente... su questo livello di bellezza. E si è integrata bene qua a Palmi? Sì, il comune hanno fatto un buonissimo lavoro, quest'anno è pieno di bellissime cose, quindi... I palmesi l'hanno accolta bene? Assolutamente sì. Buona visione. Grazie mille. Da dove arrivate? Noi siamo vicini a Monte Sant'Elia di Palmi. Quindi ogni anno presente qui alla festa della varia a Palmi? Più o meno sì, quasi tutte le edizioni le abbiamo viste. Ma che emozioni suscita questo carro enorme, questa struttura conica che oltretutto risale ai 1900, a quando l'ha costruito questo palmese Giovanni Militano? È sempre un'emozione grande, poi diciamo che quando la vedi scasare c'è un po' di timore, di paura per l'animella che si trova lassù in cima. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori questo termine scasare, che non sanno magari cosa si intende inerente alla festa, alla tradizione? In pratica ci sono gli imbuttatori che stanno sotto la varia, che praticamente saranno un 400, non so di preciso, perché non sono e più tutti i resti, non sono arriveranno. Proprio di Palmi, quindi non ho mai fatto parte delle corporazioni, però credo che ci sono quelli che stanno sotto, le persone che stanno sotto che alzano la varia, e quelli in avanti, le persone avanti, trainano. Tipo è come se fosse un carro che viene trainato da tante persone. Quindi questa scasata lo spostano per portarlo verso il centro cittadino? Sì, esattamente, fa tutto il corso e poi ritorna indietro. C'è questa animella che ha 16 metri di altezza. È una cosa bella, una bambina, cioè che ogni anno riescono a trovarne una che ti trasmette questa emozione col suo, il suo viso. L'innocenza della Madonna. L'innocenza della Madonna. Bene, grazie, buona visione. Grazie a voi, arrivederci. Bene, noi ci troviamo di fronte a questa maestosa varia che non vediamo l'ora di poterla vedere. E qui accanto a me c'è uno dei capi corda, il signor Ferruccio Nicotra. Da quanto tempo fa è capicorda di questa di questo caso? Da una quindicina di anni, sì. È un compito che presuppone una certa responsabilità, perché le corde
alla fine del corso devono essere invertite, cioè la varia torna indietro. E durante la manovra di inversione delle corde ovviamente c'è una certa responsabilità, la massima attenzione, perché non resti qualcuno intrappolato nell'ansa che forma la corda di ritorno, perché rischierebbe di essere stritolato. Ovviamente attenzione, calma, sangue freddo, perché c'è molto entusiasmo, è giusto che ci sia, però ovviamente questo entusiasmo non può travolgere e non può mettere in secondo ordine la sicurezza, che è la cosa più importante, perché tutto si svolga, voglio dire, nel migliore dei modi e quindi sia una festa dall'inizio alla fine. E lei che emozione prova ogni volta? È ovvio che l'emozione c'è, a prescindere dal fatto che ci sia il compito di capocorda, c'è un'emozione che ci fa vedere e capire che per una volta siamo tutti a tirare dalla stessa parte, con molto entusiasmo, tenendo presente che in ogni manifestazione della varia ci sono sempre le voci fuori dal coro, ci sono i dissenzienti, ci sono quelli che la vogliono cotta, quelli che la vogliono cruda, ma la festa è quella, e quindi la manifestazione in sé per sé ormai ha una tradizione che deve essere rispettata e che ci consente appunto di andare sul sicuro. Noi non facciamo altro che seguire le orme di quelli che ci hanno preceduto. Certo, una volta c'era più emozione, i marinai erano veramente i marinai, salivano per esempio dalla Tonnara, venivano a piedi scalzi perché non avevano le scarpe e quindi... Ci sono poi 5 corporazioni, sì, sì. Vogliamo e quindi ci sono i bovari, i carrettieri, che erano quelli che avevano i carretti tirati dai buoi, ci sono i contadini, ci sono gli artigiani e i marinai. Tutto ciò che rappresenta un po' Palme alla fine. Sì, ma tutto l'artigianato che c'era, insomma il popolo, era una festa per il popolo, anche se ovviamente aveva soprattutto prima una componente fondamentale che era di tipo religioso. Oggi c'è forse predominante l'aspetto laico, anche se nel solco della tradizione. È un'emozione, ripeto, che ci fa sentire un po' quello che si è, la stessa emozione che hanno provato quelli prima di noi, tenendo presente che ovviamente è una tradizione ultrasecolare. Va bene, vi auguriamo buon lavoro. Naturalmente sì, anche a voi. Come potete notare fa caldo, ma noi continuiamo le nostre interviste andando proprio tra i buttatori. Bene, ci troviamo proprio dove c'è il carro della Varia. Stiamo assistendo proprio ai preparativi prima che parte questo maestoso carro, questa struttura conica che rappresenta un po' il sole, gli astri, e dove vengono messi? Una nuvola, una nuvola che con la lamella in cielo. Quindi c'è 16 metri questa animella. Sì, questa è la ragazzina. E poi intorno? Tutti angioletti. Quanti angioletti sono? 32 mi sembra, adesso non ricordo bene, è un po' di confusione. Stiamo assistendo all'imbracatura delle bambine, sì. Adesso prima facciamo queste perché c'è il ponte, dopo dobbiamo smontare il ponte, smontando il ponte facciamo quelle sotto, al piano. E i bambini da che età partono? 6, 7 anni, 8. Ma solitamente vedo che qualcuno sta piangendo, forse la stanno facendo scendere. E già una l'abbiamo dovuto portare via perché non la smetteva di piangere. Purtroppo. Vabbè, sono dobbiamo... piccolini, però essere là penso che sia un'emozione grande. È l'emozione, sì, è molto. Ci emozioniamo noi altri dopo 32 anni, figuriamoci loro per la prima volta. Pazienza. Ascolta, e poi dopo sopra, sotto l'animella c'è il Padre Eterno. Sì, che dà coraggio all'animella, speriamo che lo dia. Beh, questo carro a forma conica, una struttura antichissima. 110 anni. 110, sì, verso il 1900, quindi quando l'hanno costruita per la prima volta. Adesso ne è scesa un'altra che si è messa a piangere. Ma ci sono sempre gli altri sostituti, bambini? Non è che ci sono, se c'è un'altra disponibile che si può portare su e questo portarlo giù, altrimenti ci sarà un posto vuoto. Si prendono un po' di paura, di emozione. È l'emozione, più che altro, perché noi cerchiamo di dare coraggio, ma...
Le bambine sono bambine. Non si vedono neanche con i genitori. No, no. Ed è peggio, perché dopo vedono i genitori e chiedono i genitori. I genitori che cosa fanno? Se tutti i genitori dovessero venire qua, noi che dove andiamo? Andiamo. Lei da quanto tempo aiuta e collabora con questo? Dall'87, quindi sono 32 anni. Quante ne ha viste di carre? Questo mi sembra che sia la decima. Ma ogni volta è un'emozione diversa. Sì, sì, è sempre emozionante. E di più è quando è laggiù, quando parte. La scasata, la famosa scasata. La scasata, sì, la scasata è molto emozionante. Qua c'è una vasta organizzazione, ci siete, siete in tanti, ad esempio in buttaturi nello specifico quanto sono? Intorno a 220. Ma solo sotto le braghe, sotto le braghe? Sì, sì, sotto ci le braghe. Ci sono quelli fuori? No, quelle, sì, ci sono quelli fuori e dopo ci sono tutte le corde che ci sono i cittadini che si attaccano e tirano. È il momento della scasata. Ora noi vi lasciamo che so che state siete indaffarati per l'organizzazione e per l'imbracatura dei bambini. È la paura dei bambini, perché se si mettono a piangere qua non si capisce più niente. Vi auguriamo buon lavoro. Grazie. E buona scasata. Grazie. Il gustoso Foggi si trova a Gioia Tauro ed esattamente nei locali del Garden Bar. Al Garden Bar degustiamo gli ottimi e fragranti cornetti in tantissimi gusti. E poi le coppe gelato, le brioche, i coni e tanto altro ancora. Garden Bar lo trovi a Gioia Tauro, in via Veneto 94. Garden Bar, il posto giusto dove vivere la notte e dove vivere la tua estate. Parola di gustosofo Alberto Mazzacura. Ah, dimenticavo, seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook e scoprirete le nostre specialità. Pensiamo che certi sapori andrebbero portati ovunque manchino. La strategia del caseificio Il Granatore è rigorosa. Siamo degli artigiani, a noi non interessano i grandi numeri. Noi puntiamo alla ricerca del latte di bufala e al piacere della qualità. La nostra è una mozzarella per le famiglie. Caseificio Il Granatore. Sentirai che gusto! A Palmi, a 200 metri dallo svincolo dell'A3. Info e prenotazioni allo 0966 260 001. Centro estetico Luxury Nice Point RC. Pagina Facebook Luxury Point RC Fan o Andy Scordino. Numero di telefono 349 12 44 018. Ci trovi in via Gaeta numero 14 a Reggio Calabria. Centro estetico Luxury Niles Point RC. Vieni a trovarci a Giacurso, con le sue meravigliose vedute, le sue meravigliose frescure, il suo meraviglioso gelato, il regno del gelato, il famoso gelato di Giacurso. A Giacurso in via Nazionale, a Soverato in via Aldomoro 6. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook, il regno del gelato, e su Instagram, il regno del gelato 1953. Bene, con noi abbiamo il responsabile del cantiere, il signor Enzo Simonetta. Beh, vogliamo parlare di questa maestosa, di questo carro? Allora, questo carro praticamente rappresenta, a livello rappresentativo, rappresenta l'Assunta in Cielo, composto da 30 angioletti, un Padre Eterno e l'animella che rappresenta la Madonna. La struttura è una struttura composta da una parte lignea, una parte praticamente di acciaio e poi la parte artistica, come si può ben vedere, è tutta ornata di stelle e quant'altro occorre per renderla diciamo bella, ecco. Bella, in carta peste e poi argente, sì. Celeste come il... La carta è una carta praticamente che viene lavorata sul posto con un materiale particolare, la cosiddetta mica, che è un minerale che luccica. E viene applicato in un foglio di carta di imballaggio e a sua volta
l'abilità sta di saperla plasmare. Ecco. È una maestosità veramente sola. Sì, è abbastanza imponente, sì. Poi continuando, cosa rappresenta? Abbiamo detto l'assunzione di Maria Vergine, esatto. Quindi poi ci sono, in capo abbiamo questa animella. Allora abbiamo l'animella che rappresenta la Madonna, poi sotto c'è il Padre Eterno che sorregge la Madonna, l'animella, e poi sotto tutti gli angioletti. Come puoi ben vedere, praticamente c'è anche la parte del mondo che dovrebbe rappresentare tutta la costellazione. E poi sotto ci sono i dodici apostoli, sì. Beh, e poi al centro c'è la colomba dello Spirito Santo, creata sempre da noi in cartapesta. Siamo giunti ormai alla 30ª edizione. Eh sì. Da considerare che io già sono dal 1996 che collaboro a fare questa costruzione, agli inizi come collaboratore e poi dal 2000 come affidatario di contratto per fare questo tipo di lavoro. So che il cippo è ciò che trattiene questo maestoso, poi tutto il carro, tutta la pesantezza. Certo, è la base che deve essere abbastanza corposa, e ci tengo a precisare che quest'anno dopo 120 anni è stato rinnovato, quindi praticamente è stato fatto nuovo con accorgimenti di sicurezza maggiore, visto anche le leggi che ci sono, e è finanziato da un commerciante, un imprenditore, Natale Princi, al quale do un ringraziamento particolare perché la sente propria. Lui non è di Palmi, però è di Delia Nuova, però nel momento in cui gli abbiamo chiesto questo, lui ha risposto subito, quindi ci crede in queste manifestazioni, è una persona squisita. Bene, dobbiamo dire che è diventato patrimonio immateriale dell'UNESCO, la sì, Varia. Sì, dal 2013, anzi esattamente dal 2014, è passato come patrimonio dell'UNESCO, grazie alla dottoressa Nardi, perché è giusto menzionare le persone che hanno fatto sì che questo venisse e appartenesse all'UNESCO. È stata la dottoressa Nardi, non è un merito nostro, no. Il merito nostro è quello della squadra che abbiamo, la squadra operativa, sia nel campo artistico. Siamo una trentina di persone all'incirca che lavoriamo. C'è il settore artistico, c'è il settore dei fabbri, c'è il settore della falegnameria, che si occupano di tutto. Ci tengo anche a precisare che lo cippo nuovo, la base, è stata costruita dai cugini Foti, i quali sono stati veramente eccezionali, e sono stati impeccabili anche nelle misure. Hanno cercato di renderla più simile a quella originale, mettendo sempre degli accorgimenti sulla sicurezza. Beh, voi che siete del posto, che siete palmesi, che emozione state provando? È un'emozione indescrivibile, perché noi la sentiamo, basta vedere che solo con la Varia dei bambini c'erano oltre 10.000 persone, solo per simulare la Varia, ma facendola portare dei bambini. Adesso vedrai tra poco quanta gente ci sarà, se tiri una moneta in aria non cade assolutamente a terra. Poi so che c'è un legame fortissimo con Messina. Con Messina, sì. In quanto sì, nel sì. periodo della festa nel 1575, esatto, sì. Infatti, i palmesi aiutarono tanto. Esattamente, e loro per segno di riconoscenza hanno dato questo cappello che noi custodiamo gelosamente. E loro sono anche in rappresentanza in questo momento, vengono in ogni edizione che noi andremo a fare, loro sono sempre presenti. Loro la festeggiano il 15 agosto come associazione. 15 agosto però non è ai livelli nostri, nulla da togliere a loro. Loro fanno, mentre noi la Varia la costruiamo ogni edizione, la facciamo tutta nuova di sana pianta, loro la assemblano perché è modulare la loro, quindi non dico in mezza giornata, in una giornata riescono a completare tutto. Noi qua dobbiamo lavorare, adesso abbiamo lavorato quasi 20 giorni, però ci sono stati momenti che abbiamo lavorato anche di più.
Bene, ora a noi non rimane che augurarvi buon lavoro e togliamo. Grazie a voi, assolutamente, nessun disturbo. Il disturbo per farvi lavorare. È sempre un piacere che ci aiutate a divulgare questa bella manifestazione. Grazie a voi. Questo è il bello della Calabria, il positivo della Calabria. Grazie a voi. Al mondo impaziente, volti scolpiti di madri che guardano e tremano. Uno al suo posto sa che deve fare, pronto ed attende lo sparo per partire. Distratti e bambini impazienti attendono. Carrettieri e musicisti, marinai e giornalisti aspettano. C'è chi si è pentito e vuol mollare, ma sa che e lì non può lasciare. E vai, e tira piano piano, casca sau. Chi sta è la varia, chi me non mi da sau. E vai, e tira piano piano, casca sau. Non ti preoccupare, cavolau. E vai, e tira piano piano, casca sau. Chi sta è la varia, chi me non mi da sau. E vai, e tira piano piano, casca sau. Non ti preoccupare, cavolau. O sparo di cannoni a vario pescasari. Musica e festa, felicità e spavento emergono, emergono, emergono. Ognuno al suo posto, giorno di festa e non piangere. Guardo e li fermo ad aspettare. Ne sono appena arrivati le corporazioni che rappresentano i marinai. Esatto, sì. Lei è Capostanga. La vostra corporazione cosa rappresenta? La nostra corporazione rappresenta il mare. I marinai hanno portato il cappello della Madonna, quindi tutta la festa esiste grazie a noi. Vedo tanta emozione. Quanti siete? Quanti ragazzi siete? Sotto la stanga siamo 40. C'è grande emozione, penso, anche da parte di tutti voi. Assolutamente sì, siamo carichissimi. E anche il più anziano quanti anni ha? Il più anziano ha 45 anni. Beh, ci sono poi tanti ragazzi. Assolutamente sì, siamo nella fase del ricambio generazionale. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Fatevi sentire come andiamo. L'altra corporazione è rappresentata dagli artigiani. Chi rappresentate voi, gli artigiani del posto? Allora, gli artigiani rappresentano, diciamo, coloro che hanno costruito questa meravigliosa macchina. E quindi, diciamo, noi rappresentiamo, oltre che una forza come tutti gli altri imbuttaturi, diciamo che possiamo vantare la... Molto emozionato. Possiamo vantare comunque la costruzione, ripeto di nuovo, di questa macchina favolosa. Quanti siete? Siamo circa 200 imbuttaturi, 45 per ogni corporazione, vanno sotto questa spettacolare macchina. Bene, vi onora tutto ciò.
buona festa della Lavaria. Grazie, grazie, godetevi questa meravigliosa festa. Un saluto dalla Lavaria di Palmi. Arriva correndo un'altra corporazione, i carrettieri. Cosa rappresentano i carrettieri? Cosa rappresentano, Marco? I carrettieri rappresentano la stanga centrale della Lavaria, rappresentano il motore, ma insieme a tutte le altre corporazioni rappresentano la festa del paese, rappresentano quello che noi sentiamo, che noi facciamo e per il quale noi ci spingiamo oltre ogni ragionevole pensiero, dubbio, perplessità. Soprattutto il coraggio, perché per stare là sotto serve tanto coraggio, ma per stare là in mezzo ne serve ancora di più. E approviamo tutta la felicità. C'è tanta fede, sì, c'è tanta fede che ci spinge a fare questo. Siamo tutti uniti. Quanti siete? Quanti siete? Tutti in totale sotto, solo i carrettieri. No, solo i carrettieri. Solo i carrettieri, siamo 30, tante persone. Solo gli iscritti siamo 100 in corporazione. Bene, buona Varia, volete salutare? Grazie, grazie. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Dai carrettieri! Marco Carneva! Qui abbiamo un'altra corporazione, la corporazione dei bovari. Chi rappresentate? Noi rappresentiamo la categoria dei vecchi allevatori di bestiame e macellai. Era una categoria di una corporazione molto importante, erano i ricchi della popolazione, e loro annualmente raccoglievano le corna degli animali macellati, li donavano alla chiesa per fare degli utensili, degli oggetti, questi venivano poi rivenduti e con il ricavato si aiutavano le famiglie povere. Poi si sono costituiti in corporazione anche per Lavaria, e quindi una tradizione ormai ultracentenaria. Quanti siete? Noi siamo come tutti gli altri 45 ragazzi che si alterneranno e saranno alle stanghe, più tutti gli altri iscritti che saranno alle corde, e tanti tanti altri che comunque ci hanno aiutato in questi anni per arrivare fino a questo punto. Buona festa della Lavaria. Grazie, grazie mille. Bene, arriva l'ultima corporazione dei contadini, ben rappresentati il popolo. Sì, noi diciamo che rappresentiamo il popolo, anche se ormai queste sono, diciamo, maestranze che con gli anni sono cambiate. Comunque siamo veramente fieri di far parte di questa corporazione, perché diciamo che noi siamo i timonieri della Varia, perché insieme ai marinai siamo nella stanga esterna, quindi abbiamo una, diciamo, una certa importanza, perché dobbiamo guidare la Varia lungo il suo percorso. E quanti siete come contadini? Noi sotto la stanga siamo tra i 35 e i 40, quelli che vanno sotto, quelli che sono sotto. Poi ci saranno altri che si metteranno alle corde. Ma vedo che ci sono tanti giovani che vogliono portare questa Varia, come mai? Perché c'è la fede, la religione? Beh sì, questo sì, indubbiamente, ma diciamo che è anche un modo di, una maniera, cioè, di appartenenza, ma anche di orgoglio per il popolo palmese. Bene, grazie, buona Varia anche, grazie, a voi. Grazie anche a lei, grazie. Beh, qui abbiamo il presidente dell'associazione dei imbuttaturi, il signor Francesco Cardone. Ma come nascono queste corporazioni? È la storia, è da centinaia di anni che esistono queste corporazioni che rappresentavano, come avevano dato, i diversi mestieri. Oggi i mestieri, molti di questi, non esistono più. Stiamo cercando di radicare invece le corporazioni con i quartieri di riferimento e con le chiese, perché è fortissimo il connubio che esiste tra la nostra associazione e la religione cattolica. Bene, grazie e buona Varia. Grazie. Beh, siete pronti? C'è tanta emozione, vedo. Sì, tantissima emozione. Cosa, già senza voce, cosa rappresentate? Noi siamo gli imbuttatori della Varia, siamo quelli che facciamo arrivare l'animella, la portiamo fino alla fine, e questo rappresenta l'assunzione al cielo e siamo orgogliosi di farlo in ogni edizione. E questa corporazione che rappresenta? Noi siamo i bovari. Bene, grazie. Prego. Sindaco Ranucci, siamo giunti oggi al grande giorno, alla festa della Varia, come ci si sente? Sì, è un'emozione indescrivibile, siamo tutti in trepida attesa, non vediamo l'ora che si facciano le 19 perché scasi questo sacro carro importante, siamo in fermento. Vedo che affluenza davvero di pubblico da parte di ogni parte della Calabria. Sì, 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 c'è veramente una grandissima affluenza e siamo contenti, a coronamento di una grandissima estate che ha visto registrare Palmi e numerosissime presenze, siamo contenti, non vedo l'ora che scasi. Grazie, grazie. Beh, con noi il presidente Irto, presente anche alla festa della Varia, che rappresenta comunque la festa della Calabria un po'. Assolutamente sì, un'emozione straordinaria, una festa di popolo grandissima, un evento bellissimo che va ben oltre la Piana di Gioia Tauro, ben oltre Palmi, è una gigantesca manifestazione che si offre all'Italia e al mondo, e la dimostrazione della straordinaria partecipazione di oggi è la prova del 9. Abbiamo bene affatto il Comune a individuare quest'anno e programmare con il Comitato questa straordinaria iniziativa, che è durata 20 giorni, che oggi culmina
con la scasata e è una giornata straordinaria per la Calabria tutta. Che ben vengano queste tradizioni. Assolutamente sì, la Calabria può riprendersi e può riscattarsi se parte dalle sue tradizioni, se non le dimentica, semmai se le salta e le fa diventare veicolo di cultura, veicolo turistico, veicolo di promozione, veicolo della migliore immagine della Calabria più bella. Questa è l'immagine migliore. Buona festa. Grazie. Della Valle. Qui con noi abbiamo i 12 apostoli, come ci si sente? Emozionati tantissimo, perché è una cosa che io personalmente, io partecipo per la prima volta in questa figura, ho partecipato in altre, ma tutte le figure sono emozionanti, a partire dall'apostolo alla semplice persona. Come vengono scelti questi figuranti, gli apostoli? Non vengono scelti, è una volontà, chi arriva per primo si iscrive e basta. Bene, allora buona festa della Valle. Grazie, anche a voi. Forza Lavaria e forza Palmi. CB, il tuo centro degli acquisti. Vuoi la qualità? Vuoi il prezzo? Vuoi l'assortimento? Vieni da noi. Il grande negozio di Reggio Calabria ai prezzi più bassi della città. Iniziano i super saldi. Sconti dal 30 al 70%. Super saldi su calzature, abbigliamento e casalinghi. CV si trova a Catona in via Tratti 5. CV, vivi l'estate con noi! APGA, Associazione Pasticceri Gelatai Artigiani, un marchio leader in Calabria che garantisce la qualità dei prodotti artigianali di pasticceria e gelateria. Il marchio APGA lo trovi presso i migliori associati, garanzia di un prodotto e di alta qualità. APGA, guarda la nostra pagina Facebook, il nostro sito. APGA, garanzia di un marchio di alta qualità. APGA, viaggia con noi con la Graziano Tomarchio Production per il tour 2019 di Piaceri e Sapori. Creative Look Parrucchieri di Rosalba, via Paolo Pellicano numero 26 a Reggio Calabria. National Educator Paul Mitchell. Professionalità ed esperienze internazionali fanno di Creative Look Parrucchieri una realtà unica a Reggio Calabria. Per distinguerti e non confonderti, scegli Creative Look Parrucchieri. We'll be right back.
emozione hai provato, Maria Pia? Oltretutto ti facciamo i complimenti che sei bellissima e lassù in alto salutavi tutti ed eri veramente uno splendore. Ma che emozione hai provato? Bella, emozionante. Quanti anni hai? 10. Beh, sei stata sicuramente splendida nel tuo splendore e anche orgogliosa di poter essere l'animella di Palmi. Grazie. Auguri, tanti auguri. Grazie. Ma qui abbiamo la mamma, come si sente signora ad aver avuto l'animella palmese che è sua figlia? È un'emozione indescrivibile, fortissimo, e quello che si prova in quel momento è tutto, è gioia, è ansia, tutto, però... Forse lei è piccola e non lei ha realizzato il suo... No, lei ha realizzato il suo sogno, è stata molto determinata, quindi io non volevo e lei è stata determinata, è arrivata a realizzare il suo sogno, lo dico da quando era piccola. Auguroni, grazie. Grazie. Con noi abbiamo il Padre Eterno che è appena sceso, bello, che emozione sta provando, a caldo? Tantissima, un'emozione Lei è la prima volta che fa il Padre Eterno? Sì, è la prima volta, una volta sola si può fare, ma è un'emozione, una cosa bellissima. Ma come mai hai avuto questa scelta di farlo? Beh, è una devozione, sono devoto alla Madonna della Lettera, per questo. Bene, la lasciamo che so che sta impegnando, i migliori auguri. Grazie, auguri anche a te. Bene, con noi abbiamo il presidente del comitato della Varia, il signor Saverio Petitta, che siamo giunti, diciamo, a fine di questa bellissima festa, di quella festa della Varia, la festa della Calabria. Tanti sacrifici ma tante soddisfazioni. Ma i sacrifici tanti, tanti. Lavoriamo da quasi un anno, un piccolo gruppo. Quante persone? Di una ventina di persone, di volontari che hanno fatto di tutto, amministrazione, fatturazione, organizzazione, hanno spostato sedi, hanno fatto i scaricatori di porto, hanno fatto la qualunque. Poi a questo piccolo gruppo si sono aggregati migliaia di persone che hanno capito il senso dei nostri sacrifici, non dimenticando mai che siamo dei volontari che amiamo il nostro paese. L'abbiamo fatto per l'amore per la nostra città e oggi sono felice, felice veramente, perché abbiamo fatto 15 giorni eccezionali. Quindi tanta fede, tanta religione che si unisce alle tradizioni, ormai divenuto a patrimonio dell'UNESCO. Sì, accanto a queste cose che vanno preservate, conservate, il mio progetto era quello di creare intorno alla Varia un contesto economico per dare ottimismo e felicità ai nostri commercianti, ai nostri negozi che si svuotano e sono felice che c'è stato un incremento del 400%. Ci sono state circa 900.000 presenze in 15 giorni. Questo era il mio progetto, è riuscito e sono felice. C'è riuscita alla grande, direi. Ora lo posso dire, sì, grazie. Che cadenza avrà la Varia adesso? Adesso sarà il sindaco a annunciarlo. Penso che in questi giorni lo dirà, se è biennale o triennale. Però è una macchina troppo importante, ci vuole maggior aiuto, ci vuole maggiore organizzazione, però abbiamo fatto un'esperienza unica. E devo ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno aiutati. Pensate che abbiamo raccolto 150.000 euro, quindi in un contesto sociale così depresso è una grande cosa. E poi siamo giunti alla 30ª edizione. La 30ª edizione dell'era moderna, attenzione, perché la Varia ha radici molto più antiche. Dell'800. Al 1900. 1800. Questa è la 30ª edizione della nuova edizione. Quindi è una bella giornata, dai. Bene, grazie. Grazie a lei, grazie a voi che avete collaborato con noi. Grazie. Bene, dopo il successo di sabato del Prima Etno Festival 2019, adesso c'è ancora qui l'imprenditore Natale Princi con la Varia, anche perché lui ha donato il cippo. E buonasera, sì, ho donato il cippo. Il cippo è stato costruito da due falegnami di Palmi, Pasquale Foti, che io ringrazio. Ci è stato costruito con del legname delle mie proprietà. Oggi a vedere questo, cioè, il cippo qua con tutta questa gente, per me è la cosa più bella che ho fatto in vita mia. Ringrazio tutti, sono felice e per me fare cose belle alla fine mi sento realizzato. Bene, che emozione state provando voi rimanendo in Calabria e cercando di fare il meglio? Ma alla fine l'emozione che sto cercando la sto trovando, anche perché girando il mondo mi rendo conto che tutto quello che io sto facendo ce lo vedo in giro, quindi perché non lo devo fare e qua in Calabria, dove ci vivo e dove sono nato. Grazie signor Princi. Grazie a voi, buona serata, grazie di tutto. Bene, sindaco Ranuccio, siamo giunti a termine di questa meravigliosa festa della Varia, riuscita alla grande, tanta soddisfazione, tanto pubblico proveniente da ogni parte del mondo, perché abbiamo fatto anche interviste e venivano da ogni parte dei paesi. Sì, una partecipazione straordinaria che ha coronato i festeggiamenti in onore
di Maria Santissima della Lettera e dell'Avaria ovviamente. È stata anche l'occasione per collaudare, cosa che era già avvenuta, per, diciamo, ufficialmente battezzare il nuovo cippo che è stato regalato dalla generosità di Natale Princi, che è un amico personale, un amico della città, si sta dimostrando davvero una persona dal grande cuore. Un cippo ha retto bene, ha funzionato bene, tutto è andato alla grande, siamo davvero molto molto contenti. Io ho visto anche l'emozione da parte sua mentre saliva su ad accompagnare l'animella. Sì, è una responsabilità, quella bambina, vederla oscillare a 16 metri d'altezza, sorretta sì dal Padre Eterno, ma con tutta quella folla di persone sotto, fa un certo effetto. Però tutto è andato alla grande, la bambina è stata fantastica, il Padre Eterno anche, gli imbuttatori come sempre unici, tutto è andato per come ci aspettavamo. Sappiamo la cadenza della prossima varia? È una cosa sulla quale stiamo lavorando, ce lo siamo riproposti come amministrazione di dare una cadenza fissa, quindi calendarizzare. Se l'amministrazione regionale, quella metropolitana, che ringrazio per i contributi importanti dati, il sostegno, ci garantiranno un supporto cadenzato, allora noi penseremo anche a calendarizzare la festa in apposita seduta di Consiglio Comunale. Questa probabilmente è ancora una lacuna che si porta dietro la festa, ma ci siamo ripromessi di colmarla, perché questa festa merita di avere una cadenza per valorizzare al meglio la città e la Calabria tutta. Penso che sono stati anche numerosi gli sponsor che hanno partecipato. Sì, assolutamente, infatti ho dimenticato di citarli dal palco perché sono davvero tanti. Princi l'abbiamo nominato, c'è stato Daniele Lafage con la B2B, la famiglia Ventrice, la famiglia Carbone, tanti davvero sponsor piccoli e grandi che hanno fatto sì che quest'estate davvero potesse svolgersi nel migliore dei modi. Tutte persone che hanno creduto nella storia, nelle tradizioni, che comunque sanno che questa è ormai diventata festa e patrimonio dell'UNESCO. Hanno creduto in quello che rappresenta la festa, cioè Palmi, la parte migliore della Calabria, i migliori sentimenti, i migliori valori della tradizione, della condivisione, un mix sano, un'alchimia perfetta tra tradizione popolare e fede, religione. Questa è la varia e sono contento che tanti partner pubblici e privati abbiano sposato questa causa, che è una vetrina importantissima per tutto il meridione. E per noi è questa la Calabria che vorremmo. Voglio cantare a sta terra di mille.